Mesopotamia significa tra i fiumi o terra fertile. Mesopotamia è il nome dato all'area del vicino Oriente che si trova tra i fiumi Tigri ed Eufrate che, per estensione, comprende le zone fertili che si trovano sulle rive di entrambi i fiumi, quindi è un'area che si estende nelle zone non desertiche dell'attuale Iraq e nella zona di confine della Siria nord-orientale. Un'ulteriore distinzione viene solitamente fatta tra Mesopotamia settentrionale o superiore e Mesopotamia meridionale o inferiore. L'Alta Mesopotamia, nota anche come Yazira, è l'area compresa tra l'Eufrate e il Tigri, dalle loro sorgenti fino a Baghdad, mentre la Bassa Mesopotamia è l'area che va da Baghdad al Golfo Persico e comprende il Kuwait e parti dell'Iran occidentale. Il termine Mesopotamia si riferisce principalmente a tutta questa zona nell'antichità, quando era divisa in Assiria, a nord, e Babilonia, a sud. La Babilonia, nota anche come Caldea, a sua volta, era divisa in Accadia, parte superiore, e Caldea, parte inferiore. I nomi di città come Ur o Nippur, di eroi leggendari come Gilgame, del codice di Hammurabi e delle straordinarie costruzioni note come Ziggurat, provengono dall'antica Mesopotamia. Ed episodi citati nella Bibbia o nella Torah, come il diluvio universale o la leggenda della Torre di Babele, mostrano eventi accaduti in quest'area. Il pensiero prefilosofico della Mesopotamia era politeista, il che significa che credevano in molti dei, credevano che la terra fosse un'isola gigante e che fosse divisa in quattro settori dove si adoravano diversi dei in una singola regione, ma nel complesso li adoravano e pagavano tributi a tutti. Le numerose civiltà che fiorirono nell'area influenzarono le religioni abramitiche. Le religioni abramitiche sono credenze monoteiste, cioè che credono in un unico Dio, e riconoscono una tradizione spirituale identificata con Abramo. Questo termine è usato principalmente per riferirsi collettivamente all'ebraismo, al cristianesimo e all'islam. A queste religioni se ne aggiungono talvolta altre come il baismo, i samaritani, i mande e i drusi. Nel terzo millennio anno corrente, le raccolte di proverbi, che possono essere considerate frasi utili per la vita e che costituiscono una forma di pensiero, si diffusero negli ambienti letterari aulici. Grazie ad essi sappiamo che all'inizio la regalità si preoccupava di esaltare e diffondere le proprie vittorie militari. In questo senso va notato che lo stato o settore pubblico era composto da coloro che possedevano la proprietà del tempio e del palazzo come proprietà del dio di cui erano rappresentanti sulla terra, e il cui obiettivo principale, sebbene all'inizio fosse quello di ottenere un surplus di produzione per il sostentamento del tempio e del personale, scribi, sacerdoti e personale amministrativo, si è evoluto di conseguenza, sacerdoti e amministrativi, si è evoluto verso il controllo totale di questa produzione, con la quale le terre venivano lavorate da contadini influenzati sotto una coesione fisico-ideologica, che venivano remunerati dal potere con razioni di orzo, lana e olio per l'illuminazione e l'igiene e che variavano in quantità a seconda dell'età e del sesso. Vicino al palazzo c'erano i cosiddetti uomini, che erano cittadini con la possibilità di accedere alla terra ed erano legati all'attività del palazzo, nonché scribi o funzionari che erano riusciti ad accumulare il capitale per lo sfruttamento della terra. Un altro settore sociale era composto dai cosiddetti mesquinos, costituiti da settori che potevano vivere solo del loro lavoro corporale e della coltivazione dei loro appezzamenti di terra. Questi appartenevano ai gruppi sociali più deboli perché socialmente non protetti ed erano sudditi del re che, come già detto, era responsabile del tempio. Infine, c'erano gli schiavi o i servi, costituiti da persone che avevano debiti con il palazzo ed erano servi volontari che lavoravano per pagare i debiti, oppure servivano come guerrieri con i nemici prigionieri. Sia i babilonesi che i sumeri accettavano l'identità di avere un nome, per loro avere un nome era sinonimo di esistere, inoltre la conoscenza dei nomi divini aveva un'enorme risonanza. A questo proposito ci sono documenti molto suggestivi come il dialogo del padrone e del servo o il monologo del giusto sofferente. Degno di nota è anche il piccolo Avesta, Corda Vesta, molto più recente dei libri precedenti,
il cui contenuto è costituito da inni di grande bellezza poetica rivolti alle varie divinità secondarie, Yazzata, che il tardo mazdeismo ha incorporato nella religione monoteista di Zoroastro. Questi inni erano utilizzati per le devozioni private e potevano essere recitati sia da laici che da sacerdoti. Durante il periodo persiano, i libri più antichi della Vesta contengono vere e proprie concezioni filosofiche astratte, con la responsabilità umana per le proprie azioni o la libera scelta tra bene e male. La Vesta è l'insieme dei testi sacri della religione mazdea che costituiscono il libro sacro e il codice sacerdotale degli zoroastriani. Nella sua forma attuale, è composto da due parti principali. Da un lato, troviamo i testi liturgici, costituiti da inni per i sacrifici, regole riguardanti tutte le circostanze della vita, riti e regole di purificazione dal male. Ci sono anche diverse narrazioni cosmogoniche e mitologiche e una raccolta di preghiere e invocazioni. Durante il regno di Ishapur II, nel IV secolo anno corrente, fu fondata a Dhyundishapur, un'accademia composta da una facoltà di medicina sviluppata secondo la filosofia di Galeno. Galeno di Pergamo, nell'attuale Turchia, vissuto dal 129 anno corrente al 216 anno corrente, era un medico e filosofo greco. Il pensiero di Galeno ebbe una profonda influenza sulla medicina praticata nell'Impero Bizantino, che si diffuse poi in Medio Oriente e infine raggiunse l'Europa medievale, dove sopravvisse fino al XVII secolo. Giorgio Buccellati, che ha pubblicato ampiamente nei campi della filologia accadica, della linguistica e della letteratura, della grafologia cuneiforme, della storia delle istituzioni politiche e della religione mesopotamiche. Tra le altre opere, sostiene che le origini della filosofia risalgono alla prima saggezza mesopotamica, che incarnava alcune filosofie di vita, in particolare l'etica, sotto forma di dialettica, dialoghi, poesia epica, folklore, inni, liriche, opere in prosa e proverbi. La ragione e la razionalità babilonese si sono sviluppate al di là dell'osservazione empirica, il che implica un esercizio di astrazione. L'astrazione è un'operazione mentale volta a isolare concettualmente una particolare proprietà o funzione di un oggetto e a pensare cosa sia, ignorando le altre proprietà dell'oggetto in questione. Il pensiero babilonese era assiomatico. Il concetto di assiomatico è ampiamente utilizzato per riferirsi a tutto ciò che è evidente e vero, cioè si dimostra tale, così come viene presentato e mostrato, e quindi risulta indiscutibile e inconfutabile di fronte alle domande che possono sorgere e che vogliono mostrarlo come qualcosa di dubbio o aprire preoccupazioni su di esso. Anche il pensiero babilonese si basava su un'ontologia di sistemi aperti. Ontologia significa studio dell'essere, studia l'essere in generale e le sue proprietà, e analizza le diverse entità fondamentali che formano e compongono l'universo. Il pensiero babilonese ha avuto una notevole influenza sui principi della filosofia greca e dell'ellenistica antica. In particolare, il testo babilonese Dialogo del pessimismo contiene analogie con il pensiero agonistico dei sofisti, la dialettica e i dialoghi di Platone, oltre a rivelarsi un precursore del metodo socratico. Il filosofo ionico Talete fu influenzato dalle idee cosmologiche babilonesi. La filosofia ebbe origine nella sfera scribale. Purtroppo non si è conservato alcun trattato nello stile di quelli di Boezio, ma sono ben noti i poemi, i dialoghi e i proverbi che costituiscono una solida riflessione. Se volete saperne di più su come si è evoluta la Mesopotamia, come vivevano, come erano le strutture sociali, politiche o economiche dei Sumeri, degli Accadi, dei Babilonesi o degli Assiri e sull'invasione persiana, visitate i video di storia su questo canale. Se volete conoscere la loro religione, visitate anche i video sulla storia delle religioni o sulla mitologia di questo canale.